Oggi ti racconto la storia della dea della tarantella, la diva assoluta della danza popolare. Si chiama Emma e nasce nella contea inglese del... Emma nasce in condizioni di estrema povertà e in giovane età ha una figlia insieme a Sir... Poi si trasferisce nella città di Londra. Diventa nota all'alta società inglese per aver posato al studio del pittore John Graham ed inoltre è molto chiacchierata in città per le sue relazioni con uomini dell'alta società. I'm Brooke Logan. Ci sono tutti gli elementi per un romanzo d'appendice e del resto così è come la storia è sempre stata raccontata, quindi facciamo così, te la racconto e poi ti dico le mie riflessioni. Diventa l'amante di Charles Francis Greville. Greville la fa posare spesso nello studio del pittore George Romney ed inoltre da Greville Emma ebbe tre figli che l'uomo non riconobbe mai nel 1786. Greville quindi lasciò, diciamo, Emma, ma le propose di raggiungere suo zio, Lord Hamilton. Emma fu inviata dunque in Italia dove Lord Hamilton svolgeva l'attività di diplomatico, non nell'idea di una unione ufficiale, ma l'uomo si invaghì di lei al punto da sposarla. Emma diventa Emma Hamilton. In questo soggiorno partenopeo che si svolge tra Napoli e Torre del Greco, che Emma Hamilton crea delle vere e proprie performance che si ispirano ai mosaici di Pompei, alle danzatrici che vi sono raffigurate e alle danze popolari. Queste esibizioni fanno conoscere Emma nell'alta società europea. Le francese che anche frequentava la casa di Lord Hamilton scrisse: Signorine de Amicis, borghesi napoletane, ballano la tarantella a meraviglia, ma la Hamilton vi mette una voluttà, una grazia che riscalderebbero l'uomo più freddo e insensibile. Danno anche l'attenzione di Goethe, che durante il soggiorno italiano si reca proprio a casa del diplomatico Hamilton ed assiste a questo spettacolo. Scrive Goethe proprio della parte in cui Emma danza la tarantella. La saltò col tamburello in mano e si dette a correre all'impazzata intorno alla tavola, coi capelli svolazzanti, la testa gettata all'indietro, braccia e gambe quasi lanciate per aria. Curiosità, nell'ultimo periodo, nelle grandi case d'aste, come Christie's e Sotheby's, eccetera, sono state battute alcuni cimeli appartenenti a Lady Hamilton. In particolare, vengono battute all'asta al costo di 44.000 pound, 44.000 sterline, delle ciocche di capelli di Lady Hamilton, una ancora in vendita se ti interessa. Personaggio di tale portata che è rappresentato e che è stata una vera e propria icona non soltanto dell'alta società partendo appunto da dei natali molto bassi, ma soprattutto dell'arte performativa. Ricordarla soltanto per le sue relazioni sembra veramente riduttivo e Hamilton fu la prima a trovare un legame tra le storie dei personaggi shakespeariani tanto in voga all'epoca e le pitture di Pompei evoluzionò veramente la moda femminile, il suo modo di vestire che era molto più libero rispetto ai canoni dell'epoca. Infatti la Hamilton si abbigliava con abiti neoclassici, quindi più comodi rispetto alla moda femminile dell'epoca ed inoltre non portava la parrucca che è un'icona celebre anche sicuramente per la sua folgorante bellezza. Veramente una delle donne più ritratte nella storia dell'arte e la madrina di ogni tentativo contemporaneo di rappresentare la danza popolare e la tarantella in questo modo. Se ti è piaciuta la storia di Emma Hamilton, metti il cuore.